Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono conosciuti durante il reality show del Grande Fratello VIP 2. La sorella di Belen Rodriguez ha deciso di lasciare in diretta nazionale il suo ex fidanzato Francesco Monte per mettersi con il ciclista Moser. La loro storia d'amore ha sicuramente fatto discutere moltissime persone e tanti telespettatori, che hanno seguito il reality show condotto dal direttore Alfonso Signorini e da Ilaria Blasi. Ma Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser continuano ad amarsi anche fuori dalle mura della casa di Cinecittà e trovano sempre il tempo per documentarlo tramite il loro account social ufficiale. Durante la vigilia di Natale Ignazio Moser è andato a casa di Belen Rodriguez e la sua presenza è stata molto apprezzata e gradita da tutti i componenti della famiglia. Capodanno a Monte Carlo per Cecilia ed Ignazio. La sorella della famosa showgirl argentina Belen Rodriguez ha voluto salutare l'anno 2017 con una foto postata sui vari social network. Ieri sera ha posto una foto su Instagram mentre con le braccia tese aspettava con emozione e gioia l'anno nuovo. Sotto la foto ha voluto mettere la scritta: "Noi ormai siamo pronti. Ciao 2017, molti fan hanno notato un anello molto particolare al dito della sorella di Jeremias Rodriguez. Potrebbe essere il regalo di Natale fatto dal ciclista Ignazio Moser. Possiamo certamente dire che l'anno 2017 è stato molto importante per Cecilia Rodriguez. La partecipazione al Grande Fratello VIP 2 le ha permesso di aumentare ancora di più la sua visibilità e di conoscere il ragazzo della sua vita. Non possiamo certamente dire la stessa cosa per l'ex tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Stiamo naturalmente parlando di Francesco Monte, che si è visto lasciare proprio dalla sua fidanzata Cecilia Rodriguez. I fan commentano il rapporto tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. I sostenitori della coppia hanno visto la foto di Cecilia Rodriguez e si sono messi ad esprimere un loro parere. Alcuni di questi hanno voluto augurarle un buon anno, altri invece si sono soltanto limitati ad omaggiare l'amore che sono riusciti a creare all'interno del reality show targato Mediaset. In questo nuovo anno potremmo vedere il matrimonio tra Cecilia ed Ignazio? Non ci resta che continuare a seguire i loro account social ufficiali, cliccate il tasto segui che potete trovare in questa pagina, per non perdere tutte le ultime informazioni sul mondo del gossip. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono conosciuti durante il reality show del Grande Fratello VIP 2. La sorella di Belen Rodriguez ha deciso di lasciare in diretta nazionale il suo ex fidanzato Francesco Monte per mettersi con il ciclista Moser. La loro storia d'amore ha sicuramente fatto discutere moltissime persone e tanti telespettatori, che hanno seguito il reality show condotto dal direttore Alfonso Signorini e da Ilaria Blasi. Ma Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser continuano ad amarsi anche fuori dalle mura della casa di Cinecittà e trovano sempre il tempo per documentarlo tramite il loro account social ufficiali. Durante la vigilia di Natale Ignazio Moser è andato a casa di Belen Rodriguez e la sua presenza è stata molto apprezzata e gradita da tutti i componenti della famiglia. Capodanno a Monte Carlo per Cecilia ed Ignazio. La sorella della famosa showgirl argentina Belen Rodriguez ha voluto salutare l'anno 2017 con una foto postata sui vari social network. Ieri sera ha posto una foto su Instagram mentre con le braccia tese aspettava con emozione e gioia l'anno nuovo. Sotto la foto ha voluto mettere la scritta: "Noi ormai siamo pronti. Ciao 2017. Molti fan hanno notato un anello molto particolare al dito della sorella di Jeremias Rodriguez.